Negli anni 90 il calcio diventa un business, nel vero senso della parola, rispetto agli anni 80 in cui si pensava soprattutto a regalare emozioni, a regalare ricordi e a regalare diciamo soddisfazioni dal punto di vista sportivo. Negli anni 90 invece le società e anche i giocatori cominciano a diventare delle piccole aziende, piccole e medie aziende, e quindi c'è la necessità di aumentare il fatturato, nascono i primi diciamo settori commerciali all'interno delle squadre che hanno il compito e il dovere di diciamo promuovere il brand, il marchio. E quindi insomma si cambia un po' tutti, si pensa a vincere ma si pensa anche a fare soldi. E con la sentenza Bosman comincia un traffico di giocatori, allenatori, e quindi c'è la possibilità da parte nostra di andare all'estero ma soprattutto di attirare dall'estero cervelli, e questo favorisce la contaminazione di stili. Credo che chi sia arrivato in quel periodo abbia imparato molto da noi, così come noi abbiamo imparato da chi è venuto a fare calcio in Italia. E questo ha creato sicuramente un mix vincente. Purtroppo, secondo me, in quegli anni non siamo riusciti a costruire qualcosa che potesse durare anche per il futuro, e quindi quasi inevitabilmente il decennio successivo abbiamo cominciato a attraversare un profondo periodo di crisi. Il mondiale giocato in Italia nel 90 fu un mondiale straordinario, organizzazione perfetta, atmosfera incredibile, con tutto un paese che si raccoglie a sostegno della squadra azzurra, grandi feste, grande entusiasmo che veniva naturalmente recepito da noi giocatori e trasformato in energia positiva poi che abbiamo utilizzato in campo. Personalmente le cose non andarono come avrei voluto, perché arrivavo a questo mondiale con diciamo l'etichetta del giocatore più importante, quello che avrebbe dovuto portare la nazionale a vincere un mondiale giocato in casa. Invece qualche mese sfortunato prima del mondiale, con qualche infortunio, un infortunio durante il mondiale, diciamo che il mio ruolo diventò quello dell'attore diciamo non protagonista, di supporto, e finimmo comunque con un terzo posto senza mai perdere una partita. Nel 94, se fossi stato in nazionale, avessi partecipato alla finale, tenuto conto che siamo andati ai calci di rigore, allora Roberto Baggio ha sbagliato un calcio di rigore, ma io devo dire che nella mia carriera ho avuto la fortuna di giocare con tanti fuoriclasse, tanti campioni che magari erano proprio vicini a me, da Baggio, Del Piero, a Zola, Mancini, insomma tanti numeri 10. E devo dire che giocando in una squadra e avendo la possibilità di avere un calcio di rigore, avrei sempre voluto nella mia squadra Baggio e Del Piero, perché rigoristi come loro ne ho visti pochissimi. E io con i rigori ho sempre avuto una storia un pochino complicata, nel senso che ne ho tirati tanti li ho fatti, qualcuno l'ho sbagliato, mi sono rotto un piede tirando un calcio di rigore all'Olimpico, ho sbagliato un calcio di rigore ai mondiali, sempre all'Olimpico, e quindi avrei detto a Baggio, per favore tiralo tu. Se lui mi avesse chiesto per favore tiralo tu, come era successo un paio di volte quando giocavamo insieme, mi sarei cercato di prendere responsabilità, avrei probabilmente chiuso gli occhi e tirato forte, sperando di bucare la rete.